Non c'è dubbio che alla lettura di quelle vecchie carte, ma soprattutto la straordinaria rassomiglianza della signorina Daniela con questa antenata, abbiano colpito l'immaginazione di sua figlia. Lei era al corrente di questa vecchia storia? Sì, se ne è parlato in casa come... più che altro come una leggenda. Figuriamoci se io posso credere all'esistenza dei lupi mannari. Già. Può sembrare assurdo che un essere umano si trasformi in un lupo nelle notti di plenilunio e agisca come tale compiendo atti animaleschi e sessuali di tipo sadico. Eppure la licantropia è una realtà. Ma allora, dottore, secondo lei... Non precipitiamo. Il fenomeno è stato ampiamente analizzato perché si possa dubitarne. Ma considerato che sua figlia non ha mai avuto manifestazioni del genere, quello che le è successo ieri può essere stato determinato dalla lettura di quelle vecchie cronache, ma soprattutto dal fatto che colei che ne è stata la protagonista circa 2 secoli fa avesse le sue stesse sembianze. Mi scusi, come è stato possibile per Daniela scoprire quelle carte? Daniela, all'età di 15 anni, ha subito la violenza di un brutto riportandone uno shock tremendo. Mi consigliarono di farle cambiare ambiente, di metterla a contatto con la natura. La villa di Sales mi parve il posto più adatto. Se ho ben capito, è stato proprio a Sales che la vostra antenata affetta da licantropia fu messa al rogo da contadini inferociti. La contrada di Sales appartiene alla nostra famiglia oramai da secoli. Io non ci avevo mai abitato. Quando pensai di trasferirmi là con Daniela e Irene... Irene? Sì, è l'altra mia figlia. Vive negli Stati Uniti ora, a Berkeley. Segue un corso di fisica nucleare. È una ragazza sana, piena di vita, mentre Daniela, dopo la violenza, non è stata più la stessa. Se ne sta sempre sola e soprattutto ha una forma di paura, quasi di repulsione per l'altro sesso.